Ciao, sono Luisanna e benvenuti nel mio canale. Quest'anno per il vostro compleanno state organizzando una festa a tema e volete che il vostro party sia davvero pazzesco. Beh, niente paura, sono qui apposta per questo e in questo video vi spiego tre mosse per organizzarlo. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Volete che la vostra festa sia indimenticabile? E allora se ne deve parlare sempre, prima, durante e dopo. Tenetelo bene a mente. Mossa numero 1, dress code. Questo è strettamente legato al prima della festa. Creare entusiasmo già nella fase degli inviti. Così si comincerà a parlare del nostro party anticipatamente. In che modo? Allora daremo delle indicazioni molto semplici sull'outfit e quindi sull'abito da indossare alla nostra festa. Il dress code, mi raccomando, non deve essere obbligatorio. Però vedrete come molti dei vostri invitati saranno proprio contenti di andare a frugare nell'armadio per trovare l'accessorio giusto da poter indossare alla vostra festa. Quindi sarà una fase molto divertente per loro e questo permetterà già di parlare del nostro party. Vi faccio un esempio. Se il tema della vostra festa è legato ad un colore, state per esempio organizzando un pink party, che io personalmente adoro, il vostro dress code sarà indossare qualcosa di rosa, che sia una giacca, un pantalone, un foulard o una cravatta. In questo modo innescherete una divertentissima caccia all'outfit. Ovviamente più il tema della festa è particolare, più la caccia all'outfit sarà divertente. La seconda mossa è sviluppare il tema della festa. Questo è strettamente legato al durante la festa. Se con il dress code abbiamo creato un'aspettativa molto alta, dobbiamo mantenerla proprio durante il party. Per fare questo, dobbiamo stare molto attenti ai particolari. I dettagli fanno la differenza, quindi cominceremo a stupire i nostri invitati già dall'entrata. La fase dell'accoglienza è importantissima, quindi dobbiamo studiare bene il nostro benvenuto alla festa. Un'idea molto carina è quella di creare all'entrata un angolo dove mettere tutti gli accessori che gli invitati potranno indossare durante la festa se sono sprovvisti dell'outfit giusto. Per esempio, per il mio glitter party, vedete, indosso ancora il vestito della festa, ho creato all'entrata uno speciale angolo per un make-up scintillante con trucchi, ombretti, smalti, creme per il corpo glitterate e poi lacca per capelli con i brillantini, tattoo con gli strass, gadget con paillette e purpurina. Anche la musica e l'intrattenimento devono essere ovviamente a tema. Se per esempio state organizzando una festa anni 70, 80, 90, non può mancare una playlist di quegli anni. Ovviamente immancabile l'allestimento a tema. Se per esempio stiamo organizzando uno spring party, dovremo trasformare la nostra location in un giardino pieno di fiori e di farfalle. La terza mossa per rendere veramente indimenticabile la nostra festa è il photo booth. Questo è strettamente legato al dopo festa e adesso vedremo perché. Vi consiglio di creare una scenografia a tema, un backdrop bellissimo, quindi uno sfondo ideale per fare degli scatti fotografici veramente divertenti ed originali. Poi potrete acquistare anche degli accessori, magari bizzarri, stravaganti, tutto questo per invogliare i vostri invitati a farsi dei selfie, così da postarli su Instagram, su Facebook, in modo tale che nei giorni seguenti si continuerà a parlare della vostra festa attraverso i social. Quindi è un bel trucchetto per mantenere i riflettori accesi sul vostro compleanno. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Per ispirarvi sul tema della festa, visitate il mio blog www.ilfantasticomondodilu.it, dove troverete tante feste da me realizzate. Ma io sono proprio curiosa di sapere quale tema sceglierai per il tuo compleanno. Mi raccomando, scrivilo qui sotto nei commenti. Magari ti do qualche suggerimento per poterlo sviluppare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Quest'anno per la vostro...